Ed eccoci qua con Ciao. Il super Carmilino. Allora ragazzi, siamo qua per vedere il bridge e l'hip thrust, due grandissimi esercizi fondamentali per far sì di far aumentare i nostri glutei. Quindi partiremo immediatamente con le spalle a terra, andremo ad attivare il nostro appoggio creando comunque una piega flessoria del nostro ginocchio all'incirca di 45 gradi. Ovviamente nulla toglie il fatto che possiate avvicinarvi ancora di più con i talloni verso il gluteo, non consiglio eccessivamente, ma fino a un certo limite lo si può fare, così avrete sempre comunque il ginocchio praticamente perpendicolare al punto d'appoggio a terra e non ci saranno sollecitazioni anomale per le nostre articolazioni. Siamo completamente aderenti a terra, quindi le scapole devono essere bene in appoggio, la schiena ben aderente a terra, e da qua, una volta posizionati, potremo andare a inserire il nostro carico, ma adesso per vedere il bridge non andremo a utilizzare il carico. Una volta posizionati perfettamente a terra, andiamo a spingere bene sul sederino. Ricordatevi che per avere una tecnica ottimale, la larghezza dei piedi dovrà essere all'incirca quella delle spalle. Vado su e noi ci ritroveremo nella fase concentrica, quindi quando andremo a sollevare il nostro sedere, con le anche in linea con le ginocchia e perfettamente in linea anche con le spalle. Andremo a disegnare questa diagonale e deve essere perfettamente in linea. Non consiglio di spanciare assolutamente, perché sennò vuol dire che state andando in schiacciamento vertebrale, state andando in iperstensione lombare, e questo non è mai positivo, a maggior ragione se doveste avere un carico. Per gestire perfettamente la tecnica, dobbiamo pensare di bloccare letteralmente la nostra schiena, quindi non voglio assolutamente vedere questo movimento del bacino, ok? Mi raccomando, importantissimo, diventate un tutt'uno, porto in linea e sono qua. Quindi, avendo capito la posizione concentrica, adesso vediamo la fase eccentrica, dove dobbiamo mantenere sempre lo stimolo attivo, quindi il gluteo andrà a sfiorare a terra ma non verrà mai appoggiato. Ricordatevi la respirazione, vado a espirare quando porto su verso l'alto e lavoro contro la forza di gravità e inspiro semplicemente tornando giù. Il modo migliore per poter sentire immediatamente l'attivazione del gluteo in questo esercizio, andare ad affaticare i glutei prima di questo esercizio. Ovviamente tutto questo attraverso le mie metodiche, attraverso la piattaforma, lo troverete sempre per far sì che questo esercizio diventi realmente efficace. Detto questo, le braccia possono fungere di aumento dell'intensità, quindi anche laddove dovessimo utilizzare del carico, se terrete i gomiti a terra, ovviamente ci sarà possibilità di gestire il carico in maniera facilitata. Se invece andremo a sollevare i gomiti su entrambe le fasi, quindi sia quella eccentrica che quella concentrica, sarà pazzesco l'attivazione che andrete a generare sul vostro gluteo. Ci sono poi altre soluzioni per far sì di avere una maggiore attivazione del bicipite femorale e un ROM maggiore di quello che si può comunque raggiungere con i piedi a terra. Quindi che cosa bisognerà semplicemente andare a fare? Andrete a creare un rialzo sotto i vostri piedi, quindi come può essere uno step. La sedia rimane veramente esagerato, ma per chi è molto allenato può tranquillamente farlo. Quindi andiamo semplicemente a mettere i nostri piedi su un rialzo e quindi non ci troveremo più alla stessa altezza delle spalle con appoggio dei nostri piedi, ma saremo decisamente più alti. Un'altra variante per far sì che il nostro bridge possa essere veramente importante e quindi sentirlo veramente sul nostro gluteo è eseguire il nostro bridge anche in maniera monopodalica. In maniera monopodalica possiamo andarlo a fare sempre con le braccia lungo il corpo. Semplicemente porteremo la gamba su verso l'alto, distesa. Siamo qua completamente verticali e vado come se volessi spingere una pedana sopra il nostro piede. Ovviamente l'esecuzione del bridge sarà la medesima e poi scendo giù inspirando. Vado a inspirare su verso l'alto e inspiro scendendo giù. Cerchiamo di gestire molto bene la tecnica
della schiena, quindi mantenendola perfettamente in asse e cercando di non appoggiare il gluteo. E questa è un'ottima variante per sentire veramente l'attivazione del nostro gluteo. Questo per quanto riguarda il bridge.